Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di DMS-DOS Encyclopedia e MS-DOS 6 Concise User Guide. Dunque, sono due manuali che si possono trovare gratuitamente su internet in PDF, il link li trovate in descrizione. E la storia di MS-DOS ho già parlato in un podcast, ma in questo esploreremo rapidamente ricordando MS-DOS. Non perdiamo tempo e lanciamoci a bomba in questo viaggio nel tempo. DMS-DOS Encyclopedia. Se siete interessati, il link di questo libro lo trovate in descrizione gratuitamente in PDF. Dunque, MS-DOS, un sistema operativo prettamente business, che però ebbe ad espandersi anche nel mercato home computing, perché quando i PC compatibili incominciarono a scendere di prezzo, MS-DOS era il sistema operativo che era venduto su queste macchine. Dunque, ve lo dico subito, levatevi dal cervello che in questo podcast andremo a visionare tutto questo file in PDF, che è oltre 1300 pagine. Se siete interessati ve lo andate a guardare. Qui rapidamente guarderemo solamente alcune piccole parti e poi andremo a bomba sul manuale dell'MS-DOS 6 dell'utente. Questo è praticamente un mega libro, sia dall'aspetto storico che dall'aspetto dei comandi che dall'aspetto della storia. Infatti praticamente i contenuti, capitolo A, cioè la struttura dell'MS-DOS, programmazione dell'MS-DOS, personalizzazione dell'MS-DOS, direzioni degli MS-DOS, ossia come scrivere applicazioni per di compatibilità anche per Windows, una serie di programmi che erano previsti, evidentemente tool di programmi previsti per questo libro. Poi la sezione 3, comandi per l'utente, programmi e vari utility. Sezione 5, sistemi di chiamate, una serie di appingiti lunghissime, quindi come potete vedere oltre 1431 pagine, 1600 e qualche cosa, quindi se siete interessati ve lo andate a leggere. Ci sono pure le istruzioni 8086, 8088, 8286, 8386, veramente c'è tutta l'enciclopedia. Che cosa andremo a parlare quindi rapidamente? Qui vi faremo brevemente una brevissima esplorazione, dove praticamente vedremo che nei primi capitoli si parla praticamente dello sviluppo dell'MS-DOS dal punto di vista storico. Quindi si parte da lontano, quando ancora non c'era nessuno, c'erano gli Altair 8800 e il sistema operativo che praticamente venne a crearsi era un primordiale MS-DOS, ma non fu creato dalla Microsoft. Successivamente, quando la IBM ebbe a creare tutta una serie di macchine, in particolar modo il PCXT, ebbe a chiedere praticamente l'utilizzo del CPM, ma diciamo questo era una cosa complicata, c'erano licenze, quindi di conseguenza la Microsoft dette fiducia alla Microsoft. E quindi eccoli qui i fondatori della Microsoft, Bill Gates e Paul Allen, un giovanissimo Bill Gates e un giovane Paul Allen. Questi sono i fondatori della Microsoft e di MS-DOS. E poi da lì la Microsoft, dopo MS-DOS, ebbe a costruire diciamo tutto il suo successo con i suoi programmi. Ecco, oltre all'aspetto storico ovviamente ci sono pezzi di appunti, c'è tutto l'aspetto storico, se vi interessa ve lo andate a riguardare per approfondire, ma indubbiamente poi c'è anche praticamente l'aspetto della programmazione. Ora qui non andremo a guardare, perché al posto della programmazione e di una breve sintassi del ricordo di MS-DOS guarderemo un manuale utente. Poi c'è tutta una serie, eccoli qua i primi programmi, i computer su PCXT su cui andavano praticamente le prime versioni di MS-DOS. C'è poi tutta la parte che vi dicevo su questo libro sullo sviluppo per MS-DOS con chiamate anche per Windows, e quindi poi il titolo Enciclopedia della MS-DOS dice praticamente tutto. Qui dice poi gli sviluppi cartacei dei vari comandi, e quindi per la MS-DOS uno dei sistemi più diffusi
e più noti. Ok, per questa puntata è tutto. Se volete il link per scaricare di MS-DOS Encyclopedia lo trovate in descrizione. Passiamo oltre e andiamo a guardare invece il ricordo di MS-DOS dal punto di vista dell'utente. MS-DOS 6 guida sintetica e concisa per gli utenti. Questa versione era disponibile in manuale solo per quelli che compravano un computer con MS-DOS 6, quindi è una guida Microsoft di MS-DOS 6 che veniva data a tutti i computer di marca e compatibili che compravano appunto un computer con sistema operativo MS-DOS. Andiamo a vedere a cosa era composto questo breve manualetto, che praticamente è del 1993. Dunque, la parte del benvenuto, capitolo 1, Getting Started, come iniziare, MS-DOS Basic, i primi comandi. Poi abbiamo come gestire il proprio sistema operativo, configurare il proprio sistema, liberare spazio sul disco, fare, avere più memoria disponibile sul computer, una serie di caratteristiche per i computer laptop che utilizzavano l'MS-DOS, capitolo 8, diagnosi e la risoluzione dei problemi, personalizzazione di MS-DOS, accessibilità di MS-DOS per individui, per persone disabili, la tastiera, il layout, la tastiera e i caratteri speciali, e poi un appendice sulle nuove firme. Poi una serie di, c'era un dischetto ovviamente, chiaramente, e un CD relativo all'MS-DOS e quant'altro. Va bene, cosa c'è? Scorriamo rapidamente, Getting Started, come configurare un antivirus, MS-DOS Basic, il prompt, il classicissimo C2, backslash e il prompt del maggiore, come digitare i comandi alla interfaccia linea di comando, quindi niente di particolare. Una classicissima directory del DOS, e quindi andiamo velocemente, perché tanto se siete interessati il link di tutta questa roba ve l'andata a scaricare e il link lo trovate in descrizione. Quindi questa non è una guida di MS-DOS. MS-DOS Shell, eccola qui. Andiamo a vedere come gestire il proprio sistema, qui una serie di consigli e comandi, qui già in versione Windows 3.1 si riconosce praticamente le varie iconine. Infatti Windows è sempre stato un sistema, un'applicazione per MS-DOS, non un vero e proprio sistema operativo, almeno per quanto riguarda Windows 3.1, Windows 95, Windows 98 ed ME, cosa diversa invece Windows 2000, XP e via dicendo. Configurare il proprio sistema con gli autoexec.bat e qualt'altro, freeing disk, fare spazio praticamente sul disco con le varie utility, un MS-DOS versione ormai è conosciutissima, tutte le pennettine sono già preformattate in versione MS-DOS, quindi versione FAT, pardon, ho detto una minchiata, FAT 32, e quindi ormai è più che standard MS-DOS. Vediamo un po', configuriamo già i messaggi di errore, accessibilità di MS-DOS per le persone disabili. Si parlava di tastiera, quindi i vari layout della tastiera, caratteri, codici ASCII personali, nuovi signature, un indice. E poi dovremmo essere arrivati alla frutta. Sì, un manualino corto e conciso, e quindi se siete interessati il link lo trovate in descrizione. Per questa puntata è tutto, ciao, alla prossima.